Benvenuti su Ultimissima. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati. Un piccolo gesto ma per noi fondamentale. Grazie. Sophy Codegoni ha recentemente condiviso su Instagram che sua figlia Celine Dwyer, avuta con Alessandro Basciano, è stata ricoverata in ospedale. Sophy si trovava a Parigi per la settimana della moda quando ha appreso che la bambina non stava bene. Senza esitazione, ha preso il primo volo per tornare in Italia. Siamo stati in ospedale per 2 giorni, facendo tutti gli accertamenti necessari, ha raccontato. L'influencer ha descritto il momento come un grande spavento, ma ha rassicurato i suoi follower che ora Celine sta meglio. Sophy ha anche espresso gratitudine verso sua madre, Valeria Pasciuti, per il supporto ricevuto durante questo periodo difficile. Ha ammesso di sentirsi in colpa per essere stata lontana per lavoro, ma ha trovato conforto sapendo che sua madre era lì per aiutare. Fortunatamente, dopo alcuni giorni di apprensione, la situazione si è risolta positivamente, e Sophy ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia, parte del pubblico online non ha risparmiato critiche, accusando l'ex Geffina di aver lasciato la figlia sola per andare a lavorare. Sophy ha cercato di rispondere spiegando la situazione, sottolineando che le convulsioni febbrili che ha avuto Celine, pur essendo spaventose, sono gestibili. Sul fronte personale, Sophy e Alessandro, dopo vari alti e bassi, hanno confermato la fine della loro relazione, mantenendo però un rapporto civile per il bene della piccola Celine. Negli ultimi tempi, Basciano ha lanciato alcune frecciatine sui social, ma non è chiaro se fossero dirette alla sua ex. Nonostante le tensioni, entrambi sono concentrati sul benessere della figlia. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao!